Inizialmente è stato richiesto al docente che ha intanto buttato fuori dall'aula e poi è venuto giù a dirmi che si rifiutava di entrare in quella classe. Gli è stato detto di entrare in classe. Comunque il docente ha detto: no, non entro in classe, mi rifiuto, rimango in sala insegnanti a disposizione. Gli è stato detto che io non posso ovviamente sostituire una persona che è a scuola per motivi di protesta e quindi l'insegnante ha detto mi caccia, io me ne vado. Ritenevo che la protesta degli studenti inserita nella giornata internazionale contro la violenza alle donne non potesse creare tutto questo, diciamo così, scompiglio. Non so cosa non abbia funzionato, sicuramente più volte era stato detto al professore di non lasciare aperta a tutti la sua pagina Facebook, di modo che i ragazzi potevano tutti vedere le sue esternazioni che possono essere legittime, però evidentemente sono anche poi adesso da dover giustificare, anche perché la situazione adesso si è fatta molto più grave, si limitava o si sarebbe limitato a un procedimento semplicemente per mancato dovere di diritto allo studio, diciamo così, e mancata vigilanza, visto che aveva mandato via i ragazzi, adesso per quello che ha scritto e per quello che sta continuando a scrivere, a me cominciano ad arrivare lettere di minaccia, mail di minaccia, evidentemente la questione si sta facendo molto più grossa, diciamo così. E quindi io mi trovo costretta non solo ad aprire e chiudere un procedimento, ma invece di aprire e chiudere un procedimento solo di tipo disciplinare, a mandare in ufficio scolastico tutta la documentazione e nello stesso tempo, se continuano anche le minacce, eccetera, a rivolgermi agli organi di polizia e a fare una diffida a tutti gli effetti. Fino all'altro ieri le avrei detto. Probabilmente mi basterebbe che il docente chiedesse scusa ai ragazzi e alle ragazze di questa scuola. Adesso comincio a pensare che, visto che la cosa non si placa, mi auguro che venga trasferito per quella che di solito si chiama incompatibilità ambientale. I tre ragazzi sono stati appunto cacciati dalla classe e ci sono ovviamente rimasti male. Hanno subito trovato supporto da parte nostra e da parte dei professori e della preside, quindi questa cosa sicuramente li ha tranquillizzati. Certo, ci sono rimasti male perché era un'iniziativa più che buona, più che è rispettosa nei confronti sia della donna che della giornata, quindi c'è stato comunque un po' di risentimento, un po' di tristezza. Purtroppo ci è capitato questo professore, io da donna, prima che da studentessa, ci sono rimasta molto male e penso di poter parlare a nome di tutte le studentesse del liceo. Deve essere lui a fare il primo passo, cerchiamo un dialogo, lo accettiamo, però deve assolutamente essere lui. Continuiamo con gli scioperi, con l'assenza nelle sue lezioni, fino appunto a questo momento. L'abbiamo presa molto sul personale perché purtroppo è una realtà, quella della violenza sulle donne, che è molto presente nella nostra società e quindi deve partire prima di tutto da noi studenti un cambiamento, da noi ragazzi. Quindi è per questo che per noi era così importante non essere presi sul serio e addirittura ridicolizzati. La gonnellina, il tutù, l'abbiamo presa proprio come un segno di non rispetto e dato che le nostre idee valgono tanto quanto quelle del professore, è giusto che le nostre idee vengano rispettate, proprio in qualità di studenti. No, no.
fare questo.